Siete tornati in nostra compagnia, compagnia di affari tuoi. Un saluto al nostro notaio, il signor Luigi, buonasera. Buonasera a tutti, ben ritrovato come ogni sera qui ad Affari Tuoi. Un saluto anche a Fabrizio Premuti, che ad Affari Tuoi rappresenta di Consum. Che dire, un benvenuto grande, lo diamo alla New Entity che arriva dalle Marche, ben trovato. Grazie. Come si chiama? Copponi Nevio. Copponi Nevio, arriva da? Matelica. Sì. Provincia di Macerata. Provincia di Macerata, benvenuto Nevio, buona fortuna, iniziamo a giocare con questa giovane mamma. Là ci sono tutti i blu comprensivi di un megafono. Da me è arrivato l'arrotino e l'ombrellaio. E un animale che si chiama Anoa. O lo mettete a folle questo animale, o non vorrei che prima o poi grippi il motore. Ci sono anche tutti i rossi che possono valere, pensa, fino a 500.000 euro che può raddoppiare per 1.000.000. Attenzione! Arriva lui! E beh, per una giovane mamma, una super giovane mamma, arriva il nostro super pacco! Cara Silvia, essendo tu arrivata ieri sera, voglio ricordarti, e lo ricordo magari a chi ci segue da poco puntate, che il super pacco ora può darti l'opportunità. Ieri è accaduto, dopo tantissime puntate, pensate, dopo 83 puntate, ieri per la seconda volta si è raddoppiato il super pacco. Perché se tu mi dici ora qual è il tuo super pacco, io potrei farti giocare con un po' di fortuna da parte tua, un po' di intuito, con due pacchi da 500.000 euro. Quale vuoi sia il tuo super pacco, Silvia? Abruzzo, il 12. 12 dell'Abruzzo, Marianna, togli lo spago. Allora, se tu mi dici cosa vi è contenuto nel pacco 12 dell'Abruzzo, magari Silvia con un po' più di enfasi, un po' più di volume, che c'è qua dentro? Pacco matto, subito. No, 30.000 euro, lo so perché hai detto pacco matto, perché tu ieri avevi pacco matto, sei arrivata, lo ricordo benissimo, avevi il pacco matto nel tuo pacco, eccolo qui, l'Abruzzo. Perché c'è un can di Trieste, davanti a un fiasco di vino, quel fior di un campo alle feste, perché c'è un can di Trieste, e che piace il vino. Che chiami, Silvia? Uno l'Emilia Romagna. Uno l'Emilia Romagna, Barbara. Apri. Aia. Perché c'è un can di Trieste, perché c'è un can di Trieste, davanti a un fiasco di vino, quel fior di un campo alle feste, perché un blu, c'è un can di Trieste, l'Anoa. E che piace il vino. Adesso prendiamo l'Anoa. Mi piace. Sei la Calabria. Apri. 250 euro, forza. Esci a Lombardia, Nunzia, ci chiamo Barbara, fa più fino. Vai Nunzia, apre, X. Va a pescare dopo due sole puntate questa giovane mamma di Sebastiano che ha solo 3 mesi. Sono curioso, l'hai portata con te? A Roma? No, è a casa. È a casa. Con chi? Con tua mamma? No, col papà. Col papino, e lo allatta lui? No. Là ci sono da pescare due buste. Ieri in quelle due buste c'era il valore di 260.000 euro. Vorrei che voi non le sottovalutaste mai. Attenzione, hai il tempo per decidere quale contiene più soldi. Perché devo dirti che dove metterò questo simbolo X, io aprirò la busta, dove tu metterai, scusami, la Y, la busta resterà in gioco. X, Y, qui dove ci sono meno soldi, qui dove ce ne sono di più. Bene. Meno. Qui ce ne sono di meno, attenzione, sì. Ha detto meno, a verbale meno, notaio. Meno. L'altra la vogliamo timbrare? Ma sì, scialiamo, scialiamo. Tu sei impiegata in un'azienda di catering? Sì. Ma sì, fai contabilità o cucini? No, faccio contabilità, la cucina assolutamente non è il mio forte. Per fortuna mio marito ha fatto un corso di cucina. Gli ha fatto fare il corso di cucina, avete capito le donne moderne? Qua per fortuna non c'è nulla, 25 euro, altri due tiri. Forza Silvia! Oh, la New Entry, il 7 delle Marche. Vai Nevio! Apri! Oh,
Con un tiro. 11 la campagna. 11 la campagna, Ortensia. Apri. 5 da. Il dottore bisboccia qua stasera. Eccolo, il protettore del dottore, il suo preferito. Vediamo cosa ci offre. Dottore. C'è tutto il suo paese, il dottorame, che canta Viva Viva Sant'Eusebio. Allora, devi calcolare che giochi, visto che c'è ancora il pacco matto, per 500.000 euro. Hai un'incognita che ne può valere 200.000. 100.000 ce l'hai in gioco insieme a 5.000, 10.000, 20.000. La tua richiesta ragionevole per tornartene subito. Toma, cacchia a Trieste. 150.000 euro. 150.000 euro, mi sembra congrua. Sì, suona bene, com'è? Suona bene. Com'è? 150.000 euro. 150.000 euro. Una proposta troppo ragionevole. E lui non è mica un ragioniere, è un dottore. Assolutamente. 150.000 euro. Non te li dà. Ma un bel cambio. Sì che te lo dà. Il tuo pacco è il 14. No, rifiuto e vado avanti. Rifiuto rifiuta e va avanti. Andiamo, mi ha dato questo e questo mi tengo. 20 il Veneto. 20 il Veneto. 20 centesimi, buone notizie. Altri due tiri, andiamo. 18 la Puglia. 18 la Puglia, Rossana. Apri. Bambini, guardatelo qua. Non è tenero? La Noa, piccolo bovino diffuso nelle Filippine. Beh, dovete sapere che la Noa è il più piccolo bovino esistente. Non ha le zampe, ha delle zampine. Non ha le corna, ha delle cornine. Non fa tanto latte, fa le lattine. Ora là, hai fatto una gran rimonta, 5 pari, 5 pacchi senza soldi, 5 con i soldi. Se tu prendi un altro blu, vai in vantaggio, ma tu guarda un po'. Chi l'avrebbe mai detto solo qualche pacco fa? Ma devi trovarmi il megafono. Il megafono 13 l'Umbria. Eh certo, ce l'ha Titti il megafono. Salve, è arrivato l'arrotino e l'ombrellaio. Aggiustiamo gli ombrelli. L'ombrellaio, donne, ribadiamo. Apri. No. The Crazy Box, il pacco matto. Otto strade, ognuna diversa dall'altra. Raddoppia. E lui? Raddoppia? Ne sei certa? Allora guardiamo. Scarta un pacco. Non ci voleva, lo sai che è un vantaggio per il dottore? Sì. Quale vuoi che sia il tuo pacco da scartare? Il 3, la Liguria. Bene, Oscar, bene. Il pacco numero 3 è ufficialmente scartato. Andiamo. Abbiamo ripreso in mano la situazione. Bene, tutto un altro tabellone, anche perché, ragazza mia, tu non ci stai capendo granché. Voglio ricordarti che giochi ancora con 100.000 e 250.000 euro. Dottore. Va bene. Il dottore si farà vivo più tardi. Oh. Guarda un po' là. Di vederti in televisione. E di riabbracciarti presto. Buon divertimento, mamma. Tutto mamma. Ma è bellissimo, ha fatto anche lo starnuto. Complimenti.
Complimenti, bambino bellissimo. Grazie, grazie. A parte che sfido chiunque a trovare un bambino che non sia bello. Attenzione! Tu adesso, secondo il dottore, te ne torni a Trieste. Ora ti trovi di fronte un'offerta del dottore di 35.000 euro. Sono soldini, ma c'è ancora tanta carne al fuoco, veramente. Ce n'è troppa e io ci credo, voglio andare avanti e quindi rifiuto l'offerta e vado avanti. Ma la senti come alza la voce? La mula triestina, una scalciata e si va avanti. Forza! Tre tiri sono molto importanti. Andiamo, il megafono lo voglio togliere. 15 Valle d'Aosta. 15 la Valle d'Aosta. Sabrina, apri. Sì, bravissima! Bastava chiedere, forza! Andiamo! Il Molise! Apri! Ypsilon! Dopo l'apertura di questa posta balliamo ancora? No! Francamente, festeggiare la perdita di 40.000 euro mi sembrerebbe fuori luogo. Ma non erano i 200. Ma non erano, per tua fortuna, i 250.000. Là, 5 pacchi per te, 4 per il dottore. Silvia, se ora, e non è difficilissimo farlo, tiri via un blu o un rosa dei più bassi, hai un tabellone incredibile agli 8 pacchi. Cosa chiami? Il 5 e la Toscana. 5 e la Toscana. Apri, Chiara. 100 euro! Nel frattempo vi ricordo che potete continuare a mandare i vostri sms o chiamare per scoprire il nome del famoso cantante nascosto nel pacco tutto d'oro. Chi canta Bella Impossibile, Gianni Nannini o Gigliola Cinquetti? Ditecelo voi! Per giocare ha già rifiutato 35.000. Ora che accade? Il dottore ridacchia. Da chiamare un solo pacco ora. Da rifiutare 50.000 euro. No. Ci credo ancora, io vado avanti. Rifiuto e vado avanti. Cosa chiami? La Gioconda. Il 16 in Trentino Alto Adige. 16. Apri, Andrea. 5.000, ottimo! Ottimo! Sì, dottore. Attenzione, 5.000 vanno, 5.000 tornano, ma per un altro pacco da chiamare, quei 5.000 tornano e si sommano per un solo pacco ai 50.000 di prima. 55.000 euro per un solo pacco, di nuovo. Rifiuto e vado avanti. Che chiami? Il 2 la Sicilia. Graziella, apri. Sì!
Guarda, il pubblico ti fa la standing ovation. Ora siamo ad un pacco, dai 5 pacchi finali, ma attenta, in realtà ai 5 pacchi tu sei già arrivata, perché uno di quei pacchi là è già stato scartato, non sappiamo se i 250.000 o i 50 centesimi, chissà quale di questi 6 pacchi è fuori in quel tabellone. Dottore, ora attenzione. Ufficialmente ha inizio il partitum. Per un solo pacco, cambio. Rifiuto e vado avanti. È la seconda volta che propone il cambio il dottore. Un solo tiro. Qui davanti, il 17 Lazio. 17 Lazio. Mi raccomando. Apri Franco. Sì, sì! È andata bene anche questa. Dottore. Silvia. Vai di pacco in pacco fino alla fine. Il sogno di ogni concorrente è affari tuoi. Duplice sogno, mi permetta dottore. Il primo è quello di andare in pacco fino alla fine e poi di andarci con 20.000, 100.000, 250.000 euro. Per un solo pacco da rifiutare. 65.000 euro. Mal che vada, prendo, becco i 250.000 euro, mi restano comunque i 100 e i 20.000 e dopo i due blu. Ma un blu ho già deciso che è il 3 che l'ho già scartato, per cui ci sarebbe un blu. Ho già deciso. Io ho già deciso. Per cui io rifiuto e vado avanti, faccio ancora un giro. Attenzione! Che chiami? Lotto alla Basilicata. Mi raccomando, mi raccomando. Apri. Io mi chiedo, e probabilmente tutti voi che ci seguite così numerosi da casa tutte le sere, insieme a me vi starete chiedendo, dove vuole arrivare Silvia Morgante dopo solo 2 puntate di Affari Tuoi stasera? Dottore! Buon! Solo pacco e poi sarai in finale, sappilo, perché un pacco è già scartato, quindi l'ultimo pacco prima della finale. E dopo questo pacco il dottore, questo te lo dico io, sarà obbligato ad aprirlo. Ma c'è ancora un mondo prima di arrivare agli ultimi 2 pacchi. Sì. Sì. Per un pacco. Uh-huh. 70.000 euro. Io continuo il ragionamento di prima, i due grossi ci sono, se ne becco uno ho pazienza, restano i 100 e va bene, non è male, non è male lo stesso. Per cui rifiuto e vado avanti. Arrivato a questo punto, che si fa? 19 Sardegna, 4 Piemonte.
Vabbè, ce ne sono due. Mi fa ridere. Risulta 70.000 euro. Sta giocando per 100.000, 250.000 e fa. Vabbè, 19, l'abbiamo chiamato. Roba così. Quanto, no, vabbè, scusa. No, non voglio sembrare assolutamente che rifiutare 100.000 euro, cioè una passeggiata. Ma però tu c'hai la scia qua. Io c'ho la scia, sono focalizzato su quei due rossi, non capisco più niente. Sono come un toro, vado avanti. Hai detto vabbè, ti ho interrotto, quale vuoi chiamare? 4 in Piemonte. 4 in Piemonte. Apri. Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Fate un grande applauso, bravissima! Fermi però! Ora sono curioso, perché tu avevi detto che il blu era nel 3. Ma anch'io posso sbagliare. Scusa. Cioè, no. Mi sembra giusto. Mi sembra giusto. È lecito. Ma ora sia io, sia il dottore. Sì, sappiamo che uno dei due rossi è in finale. Ma che lasciamo, dottore? Intanto c'è una proposta. Perché il dottore non vuole che tu vada in finale. Non te la vuole far giocare. E ormai siamo lì. Siamo al gradino precedente. Ormai sono soldi. Minimo sono 20.000. Oppure ce ne sono 100.000. O addirittura 250.000. Sono soldi. C'è un premio, 75.000 euro. Ok, sono sempre tanti, sono tanti, sono belli, una bella cifra, bel numero anche. Ma io sono attratta da quei rossi, cioè ce li ho lì davanti. Se fossero stati là, forse non li avrei neanche visti, ma li ho proprio lì. E te li mettono lì, me li mettono lì. Lo fanno, eh? E lo fanno apposta. È disincentivante. No, io, scusate, sono tanti, ma io ci credo ancora e voglio andare avanti. Per cui rifiuto l'offerta e vado avanti. Dottore? Ci siamo? Possiamo, dottore? Possiamo aprire dopo la risata del dottore. Abbiamo 100.000. Se ne va. Però 250.000. Certo, sono in finale. Sono in finale. L'unica cosa è che i 20.000 euro nei 250.000 ci stanno 12 volte. Ma nel frattempo dobbiamo dirvi che diamo lo stop alle telefonate, agli sms e scopriamo insieme chi è il cantante di questa sera. Bell'impossibile, chi la cantava? Gianna Nannini. Eh sì. Mi sembra di essere tornato alle scuole medie. I 20.000 nei 250.000 ci stanno 12 volte e c'è anche 10.000 di resti. Cambia un po'. Sì. Tra andare a casa con 20.000 sì. E 250.000. Una bella differenza. Ora il dottore è più dottore che mai. Gioca ad alto livello stasera. Silvia, che c'è in questo pacco? Il numero 14 che non hai mai voluto cambiare. Il 250.
A sto punto ci sono. Puoi ripeterlo? Quanto c'è? Ci sono i 2,50. Ci sono i 2,50. Non ci credevo, ma a questo punto ci credo. Il dottore che non voleva farti giocare questo finale, visto che ci sono due pacchi, uno dal valore di 20.000 euro, uno dal valore di 250.000 euro, il dottore si vede costretto a farti un'offerta. Ci sono... €100.000. Sono tanti però, sono veramente tanti. Sono tantissimi. E il che mi fa riflettere, perché o ha paura, perché mi vede così caparbia e dice ma magari leva fino alla fine, perché è 2,50, quindi io ho i 2,50, o pensa è avida, però non sono avida in realtà, e quindi niente, magari io. Andare avanti, però in realtà non c'è niente. So che dire. Io devo essere sincera, se viene qua una volta sola nella vita, lo dicono tutti, è vero, se viene qua una volta sola nella vita, con questo tabellone non è male, effettivamente. Mal che vada, 20.000 euro, vabbè. Gelato per il bambino, no. Non sono pochi, sono tantissimi, e per cui effettivamente anche 20.000, se dovessi vincere 20.000, sono comunque tanti. Ho comunque giocato, sono comunque orgogliosa di essere arrivata fino a qua. 100.000 sono tanti, li sento proprio qua, tutti, però rifiuto e vado avanti. C'è il pubblico spaccato. Togli lo spago. Una partita giocata con una lucidità disarmante. Sai Max, io sono forte nel fatto che ho un bambino stupendo e mi sta dando una carica. È piccolo, è bello, e tutto il resto è niente, veramente, per cui io qua gioco proprio per giocare, per il gusto di giocare, perché credimi, comunque io torno a casa comunque felice. Per ti cui... parlo in maniera molto vera. Non ho mai dubitato di questo, non ho mai pensato che tu abbia rifiutato tutti quei soldi per avidità o per non rispetto dei soldi, non l'ho mai pensato. Ma ho proprio pensato quello che spesso accade ad affari tuoi, il fatto che tu sia arrivata solamente ieri sera, la tua esperienza di grande cambiamento, di giovane mamma, di mamma di un bambino di 3 mesi, mi è sembrato veramente che tu rispetto ad altri abbia avuto una fortuna, che poi magari alla fine scopriremo non è stata tale, o magari sì, lo scopriremo tra un secondo, ma la fortuna di avere una tua forza interiore, magari ti ha fatto fare quel passo in più e ti ha fatto perdere la lucidità di portare avanti e portare a casa 100.000 euro, oppure ti ha fatto avere quella lucida follia per fare una grande vittoria. Voglio vedere. Ha rifiutato questa giovane mamma il cambio 35.000, 50.000, 55.000, di nuovo un cambio da rifiutare, 65.000, 70.000, 75.000 e agli ultimi due addirittura tra 20.000 e 250.000. Hai lasciato andare 100.000 euro. Una pazza. Hai fatto bene o hai fatto male? Scoprilo.
peccato. Erano là, a un passo dal portarli a casa. Peccato, peccato. Non la dimenticherò facilmente questa puntata. Tanti auguri. Ho giocato